a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo ad Este, Padova. Inizia ufficialmente la rubrica Pedalando con il Pro. Oggi abbiamo Filippo Fortin. Salve a tutti. Pro Rider per il team Wellmeyer Simplon. E oggi Pippo ci dà la sua disponibilità. Come ben avete capito nel mio canale si parla delle differenze tra ciclismo italiano e ciclismo del nord. E chi se non Pippo, che le gare vere le ha fatte, può darci la sua opinione su quelle che sono le differenze sostanziali. Ora, come ben sapete, c'è la parte dura del lavoro. Adesso si fanno un po' di ripetute e poi ci gustiamo un caffè al bar, così parliamo un po' delle differenze che ci sono tra i due stili di ciclismo. Dunque niente ragazzi, lo lasciamo lavorare in pace e poi ci assaporiamo un bel caffè con lui. Eccoci qua ragazzi, dopo le ripetute caffè più che meritato. Come avete capito, oggi parleremo con Pippo principalmente delle differenze tra ciclismo italiano e ciclismo del nord, visto che lui le ha vissute in prima persona, come vi dicevo prima. E niente Pippo, qual è il tuo parere in merito a un ciclismo magari fatto qua in Italia, un ciclismo del nord? Quali sono secondo te, anche secondo la tua esperienza, le differenze anche in termini di approccio? Io sicuramente ho visto che un ciclismo del nord ti insegna molto di più quello che è anche la, tra virgolette, la tecnica di corsa, quindi nel senso sei catapultato nella mischia immediatamente, perché già fin da esordiente, allievo, quelle categorie lì, insomma, sei stimolato per i ventagli, per le strade strette, prendere un tratto di pavé davanti, quindi sai qual è la tua posizione, cominci a vedere già bene la corsa. Non che da noi non si faccia anche questa cosa qua, però magari il ciclismo, soprattutto negli anni 23, è molto più improntato sulla corsa dura, quindi magari una salita in più rispetto che magari al nord, dove c'è il tratto di pavé o il ventaglio, il che ti porta ad essere, ad avere una dimestichezza con il ventaglio, con tenere le posizioni, con prendere le posizioni, che poi nel professionismo ti aiutano, cioè le hai già di tuo e quindi non serve che le rimpari e quindi non perdi altri anni, quando invece la salita, comunque la resistenza, l'endurance in generale, lo alleni, certo. Mentre la tecnica non l'alleni, cioè l'alleni sì, però se la impari già da giovane è diverso che impararla da professionista. E infatti accennavo anche a questo, infatti io ho visto anche in Olanda, ovviamente per quanto è la mia esperienza nelle gare amatoriali, però ho fatto anche delle gare dove c'erano già degli under 23, come diceva Pippo, cioè avevano già buttati in quella che è la mischia, magari facendo quel tipo di allenamento, esatto. Insomma, anaerobico possiamo dire. Sì, è praticamente un anaerobico e anche anaerobico alla tacido, quindi
sei sempre costantemente sprint, perché magari c'hai un criterium, quindi certo, un circuito corto, e poi sono quelle cose che comunque ti restano dentro, perché tutto quello che impari da ragazzino che accumuli. Beh, ovviamente da ragazzino sei molto più, possiamo dire, una spugna, esatto, soprattutto quelle che sono le capacità. Esatto, poi come ti dicevo, stavo studiando per il direttore sportivo e infatti ci insegnavano proprio questa cosa che... Ecco, Pippo, oltre a essere un professionista, attualmente sta studiando per diventare DS. Comunque, anche questa è una bellissima cosa, dove la passione, il tuo lavoro ti porta comunque a studiare, a sicuramente portare un nuovo contributo, soprattutto per i giovani. Certo, infatti ti stavo dicendo che ho imparato che l'endurance non va allenato nella giovane età, perché non serve, non è, e oltretutto il bambino non riceve nessun stimolo da questo, anzi lo penalizzi in quelle che sono le attività anaerobiche alla tacide, che quindi hai bisogno di sviluppare proprio da giovani, che sono magari gli sprint, i brevi tratti a full gas, quelle cose lì che poi da grande non riuscirai più a sviluppare come le sviluppi da piccolo. Certo, anche perché tante volte si fa l'errore, no? Parlavamo magari di tanti allenatori che magari danno lo stesso piano che fanno loro, esatto, magari ai giovani, quando in verità non andrebbe fatto in questa maniera. No, esatto, anzi, devi proprio switchare e pensare in maniera diversa. Certo. Quindi quello che io mi sto allenando in questo momento non va bene per i giovanissimi, per i ragazzini, insomma, quindi devi questo proprio... È molto importante. Sappiamo ovviamente che il ciclismo italiano adesso sta attraversando un momento difficile. Si parlava anche prima che non c'è neanche una squadra italiana World Tour, no? Esatto. Qual è il tuo punto di vista? Cosa si potrebbe fare secondo te per migliorare anche questa cosa? Però ovviamente sappiamo tutti che alla base, se non c'è anche un budget economico, è anche difficile, certo, poter, sì, aiutare i giovani, o comunque, e come si diceva prima, è anche triste vedere che tanti talenti italiani devono andare all'estero, no? Certo, perché purtroppo in Italia tanti talenti escono all'estero perché hanno più chance di trovare magari squadre professionistiche, o comunque di crescere molto più rapidamente e passare nel professionismo già in giovane età e farsi una super carriera. Però non è che in Italia non abbiamo più talenti, certo, e che quindi i talenti ci sono, il problema è che mancando anche una o due top squadre, quindi delle World Tour e a cascata tutto il resto, sì, ci si trova che magari il talento italiano deve emigrare all'estero per avere anche più visibilità, perché naturalmente ogni paese guarda i propri atleti. Quindi... Ci ricordiamo appunto anche, adesso mi sembra che ci sono Marco Frigo, che è sempre alla SEG Academy, esatto, anche Alberto Dainese, okay, che ha fatto anche lui questa accademia. E loro per esempio sono due esempi di ragazzi italiani che sono comunque dovuti andare all'estero, esatto, magari per avere... Adesso speriamo che Marco abbia lo stesso futuro che ha avuto Alberto, la stessa fortuna. Però anche il discorso, tante volte mi si chiede com'è approcciarsi magari anche con una squadra dove si parla inglese, perciò magari noi italiani che purtroppo non siamo mai ferrati nella lingua, anche dover comunicare appunto con i preparatori, anche, esatto, dover dare, cioè, sentire la radio magari cosa fare e doversi relazionare in un'altra lingua, anche quello penso che sia uno step non super easy, no? No, infatti tipo parte l'accrescimento culturale, perché comunque hai una... impari una lingua nuova e anche delle culture diverse, però se tu fai le trafile tra virgolette in una continental dove c'è un metti il ponte di nazionalità, dove sei costretto comunque a imparare a parlare inglese, certo, poi anche quando sei sbalzato nel World Tour, visto che non abbiamo una squadra italiana, sai già come funziona, sai già che alla radio si parla in inglese, quindi anche nei momenti concitati di corsa non vai più in difficoltà, perché, certo, non sai cosa dire. Comunque la tua mente ragiona anche un po' in inglese, quindi sai anche nei momenti difficili, che tante volte perdi le corse in un secondo perché magari ti va via la corsa, oppure hai sbagliato posizione perché magari per la radio non hai detto niente perché non ti veniva in mente la parola in, certo, inglese. E invece magari... Ragazzi, mi raccomando, esatto, studiate l'inglese, perché specialmente se volete fare questo lavoro, esatto, qua e volete avere un futuro, insomma, perché ovviamente anche te Pippo, per chi sta guardando questo video e magari comunque un giovane ciclista e vede te, cioè che consiglio gli daresti, insomma, vista anche la tua esperienza? Ma io gli direi comunque di essere aperto di mente e quindi di valutare qualsiasi tipo di opzione, non solo focalizzarsi, magari sono italiano, voglio restare vicino a casa, e di provare anche l'esperienza se si ha voglia di crescere. E seconda cosa, di sapere almeno una seconda lingua,
Io ho visto che anche l'anno scorso in Cofidis, visto che a scuola avevo fatto un po' di francese, però naturalmente francese non lo sapevo, però mi ha dato una mano a impararlo molto più velocemente. Bene ragazzi, dunque dopo questa breve intervista con Pippo tocca andare a fare il lavoro sporco, ovvero oggi si fa lead out per un pro, dunque speriamo bene, anche se sono un po' preoccupato per le gambe perché me le massacrerà. Ah, e Pippo, per chi conoscesse la Red Hook, che è considerata forse la gara più pericolosa in circuito, è l'ultimo vincitore dell'edizione 2018. E hai gareggiato anche a New York, cioè, a parte sì, che sì. le hai fatte tutte, ho fatto New York, Londra, Barcellona e Milano, e mi manca solo Barcellona da vincere, che comunque ho concluso a podio. E ti dico che però comunque per me, che sono italiano, che sono stato l'unico vincitore delle 10 edizioni di Milano, sono orgoglioso di aver vinto Milano, e che è quella che mi era stata più nel cuore, anche se New York è comunque dove è nato tutto, certo. E quindi anche vincere New York è stato emozionante. Giusto per dirla, per chi conoscesse Justin Williams del team Legion, nel 2018 Pippo l'ha messo dietro, dopo vi metto anche il link in descrizione per far vedere un attimo com'è andata. Dunque, chi se non Pippo può darmi qualche consiglio sulle volate in circuito, visto che io in Olanda faccio principalmente quello e magari grazie a qualche dritta riesco anche a vincerne, esatto, qualcuna quando torno. Pausa caffè finita, si torna al lavoro. Ora passiamo dalle ripetute agli sprint, prova per Pippo visto che è uno sprinter. La parte più dolente degli allenamenti, perché comunque le volate sono un impegno massimale, quindi sono quelle che ti lasciano più, tra virgolette, sporre nelle gambe, anche se non ti lasciano acido lattico, ma poi le senti per un bel pezzo. Dunque niente, Pippo adesso ha quante? 6? 8 ripetute? Avrei 4 ripetute in pianura e 4 in leggera salita, quindi fanno 8. Ok ragazzi, io per voi faccio anche questo, dunque proverò a non morire tirando le volate a Pippo, ma dai, ci divertiamo così oggi, dunque buona visione. La sprint session con Pippo è stata duretta, lavoro bello provante, ovviamente non è semplice fare lead out a un pro, però mi ha dato un sacco di consigli che vi porterò anche nelle prossime gare in circuito, qualche messa a punto ovviamente di uno che lo fa per mestiere. Ah, sicuramente ci sono tante piccole differenze che non la fanno solo i watt, e fa anche la posizione in bici, la posizione aerodinamica, la posizione in gruppo quando sprinti, anche solo lo status mentale, e quindi sono tutte piccole cose che poi alla fine magari ti fa la differenza tra vincere e perdere, che è sempre quello la base del ciclismo. Certo. Dunque ragazzi, che dire, spero che il video vi sia piaciuto, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao. Ciao.